Ciao, sono Mario Vannoni, studente al secondo anno di televisione, cinema e new media e mi sono occupato della regia di questo corto. Ciao a tutti, io sono Margherita Monaco e anche io sono studentessa del corso magistrale Televisione, Cinema e New Media e anche io mi sono occupata con Mario della regia di questo corto. L'idea di questo progetto nasce in collaborazione con la Farnesina, che ogni anno propone quattro temi chiave su cui appunto sviluppare dei cortometraggi, e noi abbiamo lavorato sulla parola memoria. Per stendere la sceneggiatura, diciamo, come fonti abbiamo avuto articoli di giornale, ma anche abbiamo sempre tenuto in mente le parole chiave del poeta Novalis, che esprimono il, diciamo, concetto chiave della fotografia, che è quello di tenere viva la memoria. Ed è quello che abbiamo cercato di esprimere anche attraverso il nostro corto, che proprio in funzione della giornata della memoria cerca di dare diciamo, un contributo a tenere vivo il ricordo di questa tragedia. Siccome il fulcro del corto è proprio la fotografia, le principali fonti di ispirazione sono state appunto varie fotografie di vari campi di concentramento che abbiamo cercato e che sono un po' il punto di svolta del corto, nel senso che noi vediamo il protagonista che fotografa la Auschwitz di oggi con persone normali che fanno cose normali. Solo che poi in camera oscura, quando le sviluppa, appunto, sono foto che rimandano alla memoria di questa tragedia, del fatto storico. Ciao, sono Anna Londi e frequento il secondo anno del corso magistrale Televisione, Cinema e New Media e mi sono occupata della parte della produzione in questo cortometraggio. Nel cortometraggio Fermata Auschwitz mi sono occupata della parte produttiva, quindi in particolare della ricerca delle location, della recluta di comparse sul luogo e anche degli spostamenti che non sono stati comunque semplici a causa del maltempo. Nella cittadina di Oswiecim è ancora presente il fantasma dell'Olocausto, anche se la nuova generazione, quindi i ragazzi e i bambini che vivono a Oswiecim, cercano comunque di andare avanti e di non essere più associati con questa tragedia.